L'appuntamento con i festeggiamenti per il Carnevale di Scalea 2012 è partito veramente alla grande, superando ogni più rosea aspettativa degli organizzatori e degli stessi amministratori. Il Carnevale dei Bimbi, che si è svolto a Scalea questa mattina, domenica 19 febbraio, dalle ore 10:30, in un'affollata isola pedonale, è la dimostrazione di come l'impegno serio e costante, anche in ristrettezza economica, dia sempre i buoni frutti e ripaghi degli sforzi fatti. Una mattina offerta a tutti i bambini e ai loro accompagnatori con l'allegra animazione dei Puffi e le tante altre simpatiche e classiche figure carnevalesche che hanno dato il benvenuto e coordinato la festa per tutte le mascherine intervenute. Ristrettezze economiche, ma il carnevale c'è. Beh, il carnevale c'è tanta gente, c'è tanta partecipazione, vedo tanta armonia, perché poi del resto quando ci sono i bambini tutto diventa più bello, tutto diventa affascinante, vedo i genitori molto coinvolti, una bella partecipazione, lo abbiamo fatto soprattutto per loro, perché poi il senso vero del carnevale credo sia la gioia che dimostrano questi piccoli mascherati che si divertono in questa giornata molto particolare. Circa un mese fa si diceva che non ci sarebbe stato il carnevale, invece abbiamo altre manifestazioni importanti. Abbiamo sicuramente un'offerta diversa, un'offerta variegata, quest'anno l'ho definita genuina perché vede la partecipazione di tutte le nostre associazioni, tutti coloro che stanno portando avanti qualcosa che possa richiamare il nostro territorio, che possa richiamare soprattutto il nostro paese, come offerte teatrali, come offerte enogastronomiche, quindi un plauso va soprattutto alle associazioni che hanno permesso con il nostro appoggio la realizzazione di questa bella manifestazione. Assessore Forestieri, in piazza oggi con i bambini per il carnevale. È stata una bella mattinata insieme a Carne Melevare, alla GESCI. Devo dire che sono contento perché le famiglie e i bambini erano presenti, si stanno divertendo e quindi credo che sia riuscito l'obiettivo che si stava prefiggendo, quello di far scendere le famiglie in piazza, tutti quanti insieme, per passare questo carnevale all'insegna del divertimento. Il rischio poteva essere il tempo. Evidentemente le aspettative di un tempo buono sono state pienamente rispettate, per cui anche il tempo ci ha dato una mano, quindi si continuerà oggi pomeriggio, ci saranno gli sbandieratori di Bisignano, ci sarà la banda musicale Città di Scalea, ci sarà la degustazione a cura di amici di Scalea nel piatto, che faranno assaggiare i taralluzzi tipici della tradizione locale, quindi ancora tanto divertimento per oggi e anche per martedì prossimo. Assessore, niente carri quest'anno? Quest'anno niente carri, ovviamente si è puntato ai gruppi mascherati, c'è un bel patrimonio di abiti che si è già consolidato già dall'anno scorso, quest'anno se ne sono aggiunti altri abiti cuciti con tanta passione da mani esperte, da donne, dei centri di aggregazione, e quindi si punterà ai gruppi mascherati piuttosto che ai carri, ad una festa in piazza fatta tutti quanti insieme. Grande partecipazione, tanto divertimento, anche per i festeggiamenti pomeridiani del Carnevale di Scalea 2012, che si è svolto domenica 19 febbraio dalle ore 15 per le vie del centro cittadino. È stata veramente una bella festa, specialmente con la variante degli sbandieratori del Palio di Bisignano, che hanno sfilato al suono di trombe e tamburi fino a Piazza Aldo Moro. Lì hanno dato vita ad esercizi di abilità con le bandiere, culminato con la realizzazione della spettacolare ed applauditissima piramide umana. Coinvolta appieno anche la banda musicale Città di Scalea, che ha sfilato e suonato in maschera, allietando un bellissimo e divertente pomeriggio di festa. Presidente, le rose, quest'anno non ci sono i carri, ma ci sono gli sbandieratori. Sì, in effetti è stata una scelta voluta da tutte le associazioni con l'amministrazione e penso che quest'anno sia stata un'innovazione, in quanto il gruppo degli sbandieratori del Palio di Bisignano
stanno rendendo insieme alla banda musicale Città di Scalea un carnevale sotto la stella dell'allegria e della spensieratezza. Il tempo ci ha molto aiutato in questo e penso che la gente così numerosa affluita in questa piazza sia la testimonianza di questa gioia, di questa allegria. Si pensava che senza i carri ci sarebbero state poche persone, invece la cittadinanza è numerosa e sono arrivati anche, ci sono tante persone dagli altri paesi. Sì, in effetti è una soddisfazione per noi aver concentrato un po' il carnevale per tutti i paesi, da Santa Maria, Santa Domenica, Talao, da Marcellina, da San Nicola, stiamo vedendo veramente un sacco di nostri vicini di casa e questo fa ritornare un po' in auge il carnevale che si era un po' assopito come evento di manifestazioni proprio di questo periodo. Il carnevale per Scalea ha una tradizione e quindi cercheremo in tutti i modi, anche con le ristrettezze economiche che ci stanno attanagliando, di portare questo significato di gioia e di spensieratezza. Poco fa si parlava anche di tarallucci. Sì, in effetti è un'antica ricetta di Scalea, che nelle famiglie si faceva un po' di impasto di farina, di patate, è un dolce povero, tipico di quel periodo. E quindi, ma l'associazione Scalea nel Piatto ha fatto sì da poterlo offrire a tutta la cittadinanza. È un'occasione per assaggiare una cosa che ci riporta indietro nel tempo. Grazie Presidente. Angela Ricetti, anche voi avete partecipato, comunque i servizi sociali hanno partecipato all'organizzazione di questo Carnevale 2012 a Scalea. Sì, abbiamo collaborato grazie alla partecipazione dei centri di aggregazione, soprattutto al Centro Donna, che ha dato un notevole contributo a questa giornata. Io sono felicissima perché è un carnevale più sobrio, forse proprio più consono a quella che è la realtà che stiamo vivendo in questi giorni. Quindi abbiamo piacere di aver partecipato a questa iniziativa. Il presidente del Centro Donna, Angela De Franco, in cosa avete contribuito per l'organizzazione di questo carnevale? Allora, il Centro Donna si è messo a disposizione e quindi hanno collaborato nel cucire gli abiti, abbiamo ospitato gli sbandieratori, alcune donne si sono prestate a mettere dei costumi, soprattutto le calabresi, infatti sono bellissime le mie calabresi. Questo, niente di particolare, abbiamo cercato di contribuire nel migliore modo possibile, anche perché io penso che il Centro Donna debba partecipare a queste manifestazioni essendo un centro di aggregazione sociale e quindi deve dare una mano quando è necessario alle istituzioni sociali e comuni. Perfetto, grazie Presidente. Sindaco Basile, un carnevale con tanta gente, questo di Scalea 2012. Sicuramente un po' diverso dal solito, non abbiamo avuto i carri, abbiamo avuto gli sbandieratori, una grande partecipazione anche da parte, un gran lavoro da parte anche della banda comunale e sì, la gente ha risposto ancora una volta bene, tanti bambini per fortuna, come giusto, una bella giornata, diciamo che gli ingredienti per un'ottima riuscita ci sono stati tutti, per fortuna. Questa mattina il carnevale dei bambini in piazza Caloprese con tantissimi bambini, ora gli sbandieratori come diceva, e per i carri come mai non ci sono stati questi carri? Ma purtroppo bisogna adattarsi alle circostanze, è chiaro che i carri sono ovviamente delle iniziative private, delle associazioni e così via. Noi cerchiamo di supportare nei limiti delle nostre enormi ristrettezze tutto quello che si riesce a supportare, però non possiamo supportare in toto tutte una manifestazione che potrebbe diventare troppo costosa. Abbiamo fatto quindi le cose che potevamo fare noi, che potevamo spingere come amministrazione e abbiamo cercato di assecondare quelle richieste che erano più consone e con un miglior rapporto qualità-prezzo, se vogliamo. Anche un problema di logistica, probabilmente, dei capannoni e quant'altro? Ma è chiaro perché i carri richiedono un impegno notevole. Quando ci sono stati, c'è da dire che chi li ha organizzati ha fatto veramente dei sacrifici enormi.
laddove ci sono i carnevali tradizionali storici, oramai con i carri, ci sono addirittura quasi delle strutture veramente dedicate a questo, basti pensare Castrovillari o altro nella nostra regione. Grazie Sindaco.